noi vogliamo che i produttori, ai produttori possano andare le risorse destinate alla politica agricola comune e soprattutto che non ci possano essere in Italia fenomeni di distorsione, di acquisizione di aziende agricole in mano alla criminalità organizzata e alla malavita. L'Osservatorio Nazionale sulle Agromafie dice che oggi il giro di affari è pari a 16 miliardi di euro e quindi è un giro vorticoso. Se poi mettiamo anche che questo diventa un fenomeno sociale, pensiamo al tema del caporalato, una prima esperienza molto positiva promossa dalla Prefettura di Catania, dalle prefetture della Sicilia orientale, ma certamente questo è un settore, è un segnale che va dato a tutto l'intero paese.